Bentrovati. Come avete appena ascoltato, il Consiglio Comunale straordinario sullo scandalo Avellino Città Servizi ha assegnato l'implosione, a questo punto definitiva, della maggioranza di Paolo Foti. Stando al merito della questione, il sindaco ha certamente provato con una relazione corposa ed argomentata a dimostrare l'estraneità della sua persona e dell'amministrazione al contesto emerso dall'inchiesta giudiziaria, anche se non è entrato nel merito delle intercettazioni che ci riconsegnano una realtà un po' diversa, ovvero un sindaco che ben sapeva le cose che accadevano ad Avellino Città Servizi e che evidentemente, pur avendo provato, non è riuscito nell'intento di rimuovere quelle patologie. Venendo al dato politico, non abbiamo null'altro da dire se non che a questo punto restano solo due opzioni sul tavolo: o quella proposta dall'area D'Amelio, dai componenti dell'area D'Amelio, che appunto hanno indicato un percorso di larghe intese che poi dovrebbe arrivare sino alla fine del naturale della consiliatura, quindi dovrebbe durare per 2 anni, o invece la proposta delle opposizioni, che ha trovato anche l'assenso dei consiglieri riconducibili a Gianluca Festa, per un patto di larghe intese che però possa condurre la città al voto alla prima finestra elettorale utile, ovvero nel mese di aprile. Ma al di là di questo, è chiaro che ancora una volta ci ritroviamo dinanzi ad un Partito Democratico che ha sulle proprie spalle l'onere della responsabilità e della decisione. La speranza è che dinanzi alle macerie, dinanzi alla fine conclamata e definitiva di questo percorso politico e amministrativo, il PD trovi almeno il coraggio e il buonsenso di indicare un'opzione sostenibile e finalmente nell'interesse vero della città di Avellino.